non è che sono qui per spiegare il mio lavoro. Le cose che vediamo, gli oggetti che io ho fatto per la casa, per me, per utilizzarli, sono questi oggetti che alcuni chiamano mobili, ma non sono mobili, perché sono mobili in quanto si possono trascinare, però voglio dire, sono oggetti che a me piacevano, sono un percorso che io ho fatto con il mio materiale, il legno, che io dico mio perché io credo di amarlo, di averlo amato e di amarlo ancora in una maniera come credo che nessun essere umano ha un rapporto così straordinario con un materiale così antico. È qualcosa dove l'uomo ha attinto da quando è nato, cioè dal legno è uscito fuori la sua verità, quello che sapeva fare, la genialità, la creatività. Perché voglio insistere su una cosa, questo materiale è stata un pochino la mamma per l'uomo, no? Perché ci ha fatto tutto, ci ha fatto il fuoco, ci ha fatto le case, ci ha fatto la ruota, ci ha fatto i carri, ha fatto tutto. Perché io ho fatto il film Addio fratello crudele e Charlotte Rampling, che era Annabella, si chiamava Annabella, nella sua casa aveva un letto che ho fatto io, la sala ipostila, si chiama sala ipostila perché io nel 68 feci una mostra di colonne che si chiamava la sala ipostila. Nell'antico Egizio la sala ipostila era la sala di mezzo dal bagno all'asciugatoio e al rivestimento. Ho fatto Pinocchio, siccome c'è una fotografia che sta lì pure, dove ci sono i Pinocchi, io sono seduto davanti. La Rosa dei Venti è la base della Rosa dei Venti, è la base dei tavoli. Nasce da questo mappamondo, è un mappamondo tagliato a metà. Ho diviso una mezza sfera in quattro e poi lo riempiti facendo, è semplicissimo, no? È sempre un fatto di geometria e questo ti suggerisce tutto, questo materiale ti suggerisce tutto il resto, questo materiale ti suggerisce poi il vetro, il marmo, per esempio l'onda, l'hai vista? Ecco, quella lì sono 8 metri per 1,50 m. Quello non c'è un disegno, io ho preso una lastra, l'ho messa sopra il tavolo, ho tagliato la prima e l'ho messa lì. Poi gli ho messo un'altra lastra, sono 900 lastre di vetro, in visale, sono due, ogni lastra sono due. Gli ho messa l'altra vicina, ingrandendola appena appena di 2-3 mm, ognuno fino ad arrivare, e poi quando volevo che il riccio andava di più, li allungavo. Ecco perché suggerivo prima che la creatività è la cosa primaria.